Prende la parola il professor Alessandro Innocenti, direttore del Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive, per leggere la motivazione con la quale il Dipartimento ha proposto il conferimento della laurea magistrale honoris causa in strategie e tecniche della comunicazione a Piero Angela. Il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive ha approvato all'unanimità il conferimento della laurea magistrale ad honorem in strategie tecniche della comunicazione a Piero Angela per la sua ampia ed attenta attività di comunicazione, che è sempre stata rivolta all'educazione scientifica, intesa come componente essenziale di una cittadinanza attiva e consapevole. Questo importante contributo è stato associato ad un lungo e proficuo utilizzo del mezzo televisivo, volto a divulgare ad un'ampia platea non solo il contenuto delle varie discipline scientifiche, ma anche a promuovere il metodo razionale nelle grandi questioni del dibattito pubblico, in netto contrasto con le tendenze e gli atteggiamenti antiscientifici. Prende la parola il professor Giovanni Manetti, professore ordinario di semiotica dell'Università di Siena, per la lettura della Laudatio. L'Università di Siena, nei suoi oltre 700 anni di esistenza, ha sempre portato avanti una linea di ricerca e di diffusione del sapere improntata ai valori della laicità e del metodo scientifico razionale. Piero Angela non ha bisogno di presentazione perché è un personaggio che tutti conoscono e apprezzano per le qualità di comunicatore e di straordinario divulgatore di tematiche scientifiche, che padroneggia con competenza e sa presentare nel modo giusto al grande pubblico. Non si possono poi dimenticare le attività di profondo valore civico-culturale, come ad esempio la fondazione nel 1989 del Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale, nel quale si affrontavano tematiche che risultano di grande attualità in relazione al dibattito in corso sulle fake news e sulla post-verità nell'ambito dell'informazione e della comunicazione in genere. In tutte le attività comunicative svolte da Piero Angela si sono dimostrate fondamentali due qualità: la chiarezza, innanzitutto, i grecisti riconosceranno l'espressione safeneia, e la dimensione ludica, il geloion, ovvero l'atteggiamento del ludendo discere, che crea complicità comunicativa con il proprio pubblico. Ne costituisce un esempio speciale l'uso degli straordinari cartoni animati elaborati insieme a Bruno Bozzetto. Chiarezza e umorismo costituiscono dunque la vera e propria cifra della proposta comunicativa di Angela, che è risultata fortemente innovativa entro il panorama in cui è nata e che si è dimostrata capace di attirare anche le generazioni via via più giovani. Sono ormai tre queste generazioni,
quelle di coloro che hanno seguito e apprezzato i programmi di Piero Angela. Concludo con questa osservazione. Piero Angela ha appena compiuto 90 anni, ma la sua mente e il suo entusiasmo sono quelli di un giovane studente, come voi, come siete stati voi, quella di un clerico vagante moderno, sempre in cerca di novità. La laurea che oggi gli è stata conferita, che gli viene conferita, voleva alludere anche a questo aspetto. Tutta la sua carriera professionale, l'impegno profuso nell'attività di divulgazione scientifica, ma anche l'invenzione di un metodo efficace per comunicare una visione razionale del mondo e dei problemi della contemporaneità, rendono Piero Angela un modello a cui tutti coloro che intraprendono il affascinante percorso delle scienze della comunicazione possono e devono guardare. Grazie Piero Angela. E a tenere la sua dissertazione dal titolo Il ruolo della tecnologia nella società moderna. Grazie, siete molto gentili, questa accoglienza mi commuove veramente, in questo posto magnifico, veramente trovarsi qui a Siena in questa giornata così bella, con le parole così straordinarie che mi sono state dette da chi ha fatto la laudatio, grazie veramente. E io ringrazio il rettore e il corpo accademico per avermi promosso come studente ancora attivo, e quindi non mi voglio trattenere a lungo perché la cerimonia di oggi è dedicata ai miei colleghi che si stanno laureando o che si sono laureati, però non posso dire alcune cose. Intanto, come questa laurea mi fa piacere perché tutti noi di Superquarti, la ritiro a nome di tutta la squadra che da tanti anni lavora per portare al pubblico la conoscenza di quello che la scienza e la tecnologia stanno scoprendo. Perché questo è un marchio di qualità per noi, il riconoscimento che la comunità universitaria e accademica apprezza il lavoro che facciamo, malgrado la divulgazione che è insita nei nostri programmi che richiede sempre una semplificazione, ma una semplificazione corretta, io dico sempre, dalla parte degli scienziati per i contenuti e da parte del pubblico per il linguaggio. Il linguaggio è veramente una chiave che apre le porte della conoscenza. Me ne sono reso conto in tantissime occasioni, parlando con persone semplici, ma anche con persone colte, perché si parla a un avvocato di fisica, ma quanto ne sa? Ma se si parla di chimica a un tecnico d'arte. E tutti noi abbiamo bisogno di conoscenza, specialmente la scienza che non può essere letta nei testi originali, quindi tutti noi possiamo leggere Dante Alighieri nella Divina Commedia, ma quanti possono leggere un articolo che compare su una rivista scientifica? Ecco, quindi in questo campo, più che in altri, la divulgazione è necessaria, che io la vedo come una traduzione dall'italiano in italiano. Vorrei dire due parole però anche ai nostri laureati, visto che sono stato come considerato anch'io, ma mi ha fatto molto piacere quello che
che lei ha detto, perché è vero che sono 90 anni, ma insomma la macchinetta qui io me la sento sempre quella di tanti anni fa. E a questi studenti vorrei dire questo: per voi questa è una giornata molto importante, perché è la fine del vostro percorso di studi dopo tanti anni, già prima, ma poi all'università, un impegno anche per fare bene, fatica, studi, rinunce a tante cose per ottenere questa laurea. Quindi siete arrivati in cima alla collina adesso e vi guardate intorno. E cosa c'è davanti a questa collina? C'è un paesaggio di un futuro molto complesso e non decifrabile, perché i cambiamenti sono rapidissimi e non riusciamo a capire dove ci porterà, soprattutto lo sviluppo tecnico-scientifico. Voi vivrete in questo secolo, è il vostro secolo. Come sarà Siena, l'Italia, il mondo nel 2048, nel 2061, nel 2076, nel 2084? Voi lo vivrete. Pensate come è cambiato il mondo nell'ultimo secolo. Io spesso cito mio padre, che tra l'altro, pensate, si era laureato in medicina nel 1899. E io a casa ho la fotografia del gruppo dei laureati dell'epoca, ci stanno tutti in una fotografia. E perché? Perché era l'epoca in cui si lavorava nelle campagne a mano, l'Italia era una civiltà contadina, 70% degli italiani lavoravano nei campi, oggi solo il 4%. Negli Stati Uniti meno dell'1% produce il cibo, molto più cibo del passato per tutti e esporta. E perché è successo questo? E qui è la riflessione che vi invito a fare. Perché io insisto molto nei libri e anche nei programmi su questo punto. C'è un fatto che non sia stato mai abbastanza svalutato. Quello che è successo è che qualcuno ha inventato un'energia trasportabile, cioè una forma energetica che si può trasportare, non è solo la ruota del mulino che gira nella macchina. Allora succede che le ruote girano nei campi, nelle officine, nelle strade, nei mari, persino nell'aria, tutto cambia. Improvvisamente il costo degli oggetti crolla, perché l'efficienza produttiva permette tutti di accedere a certe cose che prima erano inaccessibili. L'energia si moltiplica, tutto quanto cambia, e dall'analfabetismo di massa, 70% degli italiani erano analfabeti all'unità d'Italia. Si passa alla scuola di massa, all'università di massa. L'energia cambia il mondo e la condizione dell'uomo. La liberazione femminile, io qualche volta ho scritto in modo polemico, è un sottoprodotto del petrolio, nel senso che la donna finalmente può studiare. Oggi sono più brave le donne, sono più laureate, si laureano meglio, non so che sia, ma le statistiche dicono questo in generale, ma è anche la liberazione dell'uomo e anche la democrazia, perché senza conoscenza, senza saper leggere e scrivere, senza comunicazione, senza capacità di aggregarsi, con una capacità economica di sostenersi e di creare delle strutture che si oppongono al potere assoluto. Tutto questo è in funzione delle tecniche sviluppate dalla scienza e attraverso lo sviluppo tecnologico. Non voglio dilungarmi su questo, però qual è il messaggio che esce con la M maiuscola o minuscola, come volete?
che il futuro sarà in gran parte determinato dalla capacità del nostro paese di essere competitivo in un mondo che sta diventando estremamente aggressivo, lo vediamo specialmente i mercati dell'Oriente, e quindi se vogliamo avere occupazione, reddito e tutto il resto, dobbiamo essere bravi nella ricerca, nello sviluppo, oltre che naturalmente nei valori e nell'educazione. Com'è possibile che l'Italia è un paese, qui siamo il centro del mondo, il Rinascimento è stato qui il grande momento della capacità dell'uomo di liberarsi da tutte cose e progettare il futuro. Ma com'è possibile che le nostre scuole in Italia, mediamente, siano le ultime in Europa nei risultati scolastici a 15 anni, in base alle... Quindi, diciamo, ci vuole uno sforzo educativo molto forte, ma ci vuole soprattutto da parte di coloro che hanno la responsabilità a vari livelli di governare il nostro paese, di investire molto di più nella scienza, nella tecnologia, che sono i veri fattori di cambiamento, come si è visto nel secolo scorso, ancor più nel prossimo secolo. Voi sapete, queste nuove tecnologie stanno già creando disoccupazione in tanti settori, stanno creando però opportunità in tanti altri settori. Lì si gioca la partita. Allora è difficile capire il futuro come sarà, è come una partita a scacchi, non si sa come sarà la posizione dei pezzi tra 10-15 mosse, però si sa che se si gioca male, se non si preparano bene i pezzi sulla scacchiera, si perde. Ecco, questo io voglio dire. Il vostro lavoro, quella dell'università vi ha preparati per una cultura di fondo e una formazione professionale che serve nel vostro lavoro. Ma i lavori cambieranno rapidamente. Il mio lavoro mica esisteva nell'Ottocento, neanche nel Novecento. È cominciato ad esistere 60 anni fa. Ci saranno una marea di nuovi lavori e professioni. Bisogna essere pronti a farlo. Non si finisce di studiare, cari colleghi studenti, bisogna studiare per sempre. E questo è il messaggio, cercare sempre l'eccellenza, sia nello studio ma anche dopo. Non accontentarsi della routine. Guardate che il mondo sarà difficile, ma per chi cerca l'eccellenza avrà sempre le porte aperte. Grazie. Consegna a Piero Angela il diploma di laurea magistrale honoris causa in strategie tecniche della comunicazione. Il rettore consegna a Piero Angela l'anello dottorale.